Ok, siamo in diretta, bentornati su Radio Design, voi mi ascoltate in cuffia, siamo con degli ospiti incredibili, siamo nell'ordine con Virgilio Avellino, un nome abbastanza banale, poi abbiamo invece Jacques Cravat, che è un nome molto più originale, e Giovanni Spagnolo, alias Jean Spanish, gli ho dato una cosa un pochino più. Chi sono loro? Ve lo faccio dire direttamente da loro, chi siete? Siamo fotografi e segnanti. Ok, quindi sono delle persone che hanno segnato effettivamente la nostra vita negli ultimi anni, io, almeno nel mio caso, quindi visto che vi seguo da anni e vi ringrazio per questo, insomma. Grazie a voi per il seguito. Esatto, allora qualcuno mi ha detto che manca il founder, giusto? Che magari ci sta seguendo ora da qualche parte. Ciao papà. Salutiamo papà, come si chiama il papà? Fabrizio. Salutiamo Fabrizio e il papà. Fabrizio, se vuoi salutarci, puoi dirci qua. Intanto già arrivano delle domande. Siete due geni, in realtà sono quattro. Siamo in tre. Allora, se qualcuno riesce a seguire domande da Instagram, che già c'è il panico, vedo, risponderanno a tutte le domande, anche quelle più scabrose, possiamo dirlo, erotiche. Intanto è vero che chi non ha i capelli riesce meglio con le donne, volevo chiedere. Mi raccomando il microfono, se non si sente una mezza. Ho fatto il trapianto. Allora ho fatto il trapianto. Sotto sono pelato. Benissimo, questa è già una prima indicazione utile. Io l'ho rasato apposta. Benissimo, torniamo. Allora, intanto, la prima domanda. Ragazzi, siete fenomenali. Benissimo, sì, però fate le domande, cazzo, sennò qui... Domande. Continuate così. Cosa rispondete a continuate così? No, voglio smettere, no, sì, continuiamo così. Allora, cominciamo dalle basi, quindi manca questo founder, no? Com'è nata l'idea intanto? A chi è nata? Cosa è successo? È nato come in un garage, come nella Silicon Valley? No, non è stata un'illuminazione come alla Steve Jobs. Ok. È nata dal nostro, diciamo, creatore che seguiva la pagina, le fotografie che hanno fatto la storia, sì. Da appassionato. Sì. E gli è venuta in mente questa idea di decontestualizzare le immagini che hanno fatto la storia con didascalie che apparentemente non c'entrano nulla con la foto, ma che guardando la foto, ti danno un effetto comico, certo. Quindi fa scattare la risata. Quando è iniziato il tutto? Quanti anni fa? Un paio di anni fa. L'11 dicembre 2016 è nata la pagina, sì. Bello, quindi fra un po' c'è il compleanno. Compleanno, sì, 2 anni. Farete un flash mob di fotografie, qualcosa? No, non credo. Faremo la solita combo celebrativa, sì. Bene. Viene comodo. Tanto... Allora, quando avete capito che la cosa stava ingranando e esplodeva? Lì è stato sul post di Denaro, sì. Praticamente la foto di Denaro l'ho visto, mi ricordo il cibo all'Isola dei Famosi e lui è intervenuto minacciando l'esistenza. Allora raccontiamogli questa storia. È stato fantastico. È arrivato minacciando di voce che chiamava l'avvocato. Denaro è quel pirla che faceva quel ragazzo anni 80. Ciao Denaro, scusa. Ti vogliamo bene. Sì, devo stare attenti. No, è questo personaggio dello spettacolo. 80 anni 80, famoso. Che piangeva durante l'isola, mi ricordo. È stato beccato a rubare dei cestini di cibo. La storia è quella. Non è vero. Abbiamo decontestualizzato dicendo che era il capitano Steelbusker. Mi ricordo. Niente, arrivò. E quindi questo fu il primo post che fece più interazione, sì, diciamo. Fece parecchio interazione perché intervenne lui, quindi l'utenza di conseguenza. Quindi lasciò la denuncia l'utenza. Ma poi ha ritirato la denuncia. Ma non l'ha manco fatta. No. Ah, c'era il presupposto. Potresti farla adesso, no? Visto che ti ho. È bravo. C'è qualcuno che scrive: avete intenzione di fare uscire una storia di libro calendario con la raccolta delle vostre perle, libro, credo. Sì, il libro. Attenzione, scoop, vai. Spoiler. Ma spoiler. C'è un libro in ballo. Vabbè, fallo più entusiasmante. C'è un libro in ballo, ragazzi, forza. Cioè, sta uscendo un libro. È bellissimo, l'ho visto in anteprima, è fantastico. È della editrice Salani.
Quella che ha prodotto Harry Potter, tra l'altro. Se c'è solo salami, ho capito, sì, io all'inizio. E dovrebbe uscire a giorni, credo. Cioè, allora... novembre, il lancio, quindi... state sintonizzati, perché sicuramente ne vedremo delle belle. Sarà un ottimo regalo natalizio. Attenzione, dimmi secondo spoiler che volevo già chiedere io, qual è stato il post che ha fatto più interazioni? L'ultimo, cioè uno degli ultimi che abbiamo messo. Saluti dall'avvocato di Dan, intanto. Ciao, attenzione. Ciao, avvocato. Uno degli ultimi che abbiamo messo, adesso te lo racconta Jack. Vai, Jacques Chirac. È stato quello di Auschwitzland. Auschwitzland. Quello lì della tipa, ok. Sì, a Predappio. Quante interazioni ha fatto? Ha fatto più di 3 milioni di copertura sul singolo post, 45.000 like, aveva 16.000 condivisioni. Che bomba, è record assoluto in pagina. E poi chiedevano qual è stato invece il boss che ha creato più problemi. Ce ne sono stati diversi. Penso quello di Anna Franca Ambragiolini, un po' pesantino. Sì, me lo ricordo. E lì sono partite denunce a bomba. No, niente, però ci ha indirizzato verso un cambiamento di rotta, perché da lì abbiamo capito che toccare determinate lobby non conviene proprio. Attenzione. Quindi lasciamo perdere i ragazzi israeliani, salve. Ok. In generale, non ebrei israeliani. Va bene. Allora, poi chiedevano qual è stato il post che ha creato più problemi, il vostro post preferito e se si possono fare le cartine col libro. No, dovete fare capire quel libro. Forse vengono buone, secondo me. Anzi, vi interessa di più questa domanda? No, è il miglior utilizzo. La carta è molto spessa. Sì. Dicono anche la copertina, che è bellissima. La copertina non si può filtrare. Ma CBD o THC? Così butto la domanda. Io vado per il THC. va bene tutto, perché illumina tutto. Tutto ci ispira, quindi. Ecco, sì, qui stava partendo una battuta che non farò mai. E quindi dicevano, qual è stato il vostro post preferito, voi tre, ognuno di voi? Ce ne sono diversi. Io sono affezionato a quello di Cristiano Ronaldo Fantozzi, ma non perché sia qualcosa di straordinario, ma perché mi aveva proprio gasato quando era appena uscito. Vedevo che faceva dei numeri pazzeschi, delle condivisioni enormi, e poi l'ha fatto un mio amico, che saluto, ciao Stefano, e mi aveva colpito, mi era proprio piaciuto, perché era nato proprio in chat privata tra di noi, e dico, no, pazzesco. Invece tu, Jacques Chirac? Jacques e Cravat? Ecco lui, sì, ce ne sono parecchi. I nostri personali sicuramente sono quelli che hanno fatto comunque più numeri, quindi... non sai scegliere. No, ce ne sono. La festa del papà, bello. Sì, vabbè, la festa del papà, quella con la foto di Breaking Bad. Qualcuno dice Brunetta. Brunetta ne abbiamo fatti. È il nostro migliore amico. Sì. È il nostro nonno del giardino. Bello. Avvocato, se c'è. Scusa, non possiamo dire a Dan che è un pirro, possiamo dire che è nano. È stato bello anche quello su. Poi abbiamo toccato l'obbia ebraica. Su Bebe Vio, che salutiamo, che ci segue. Ciao Bebe. Ciao Bebe, davvero. Bebe il top. Fantastica. Sì, fantastica. E... invece Avellino? Uno dei primi su Fedez e la Ferragni. Non perché l'abbia fatto io, ovviamente. Non è autocelebrazione. Salutiamo Fedez e la Ferragni. È il vice record. Però era una foto di Fedez e la Ferragni fuori, non so, seduti su delle scale, vestiti in maniera improponibile, come sempre, li salutiamo. Comunque. Ciao, siete bellissimi. Associati a dei rom che vivevano in condizioni indici. Virginio, spiegaci il tuo feticismo per il Papa. Perché? Feticismo per il Papa. Ciao Ciro! Grande Ciro! Della nostra community. Anche la Franca, salutiamo la Franca. Franca. Qua dicono è Elton Banfi, anche. Beh, perché la Franca che si autocita sempre. Ciao Franca! Dai, ma intanto è arrivata una persona, ma la conosciamo, io non saprei, attenzione. Sì, il grandissimo gas. Ci abbiamo anche il gas, attenzione. Quella fa parte della battuta, mi fermo subito, non la dirò mai. Ciao a tutti. Gas e martello l'ho fatta io. È una battuta che non sentivo dai tempi delle scuole elementari, quindi complimenti per... Che tristezza. Virginio, fatti avanti, quei due ti rubano la scena, attenzione.
ultimi fan. No, ma non mi vedo, non ti vedi? Non mi vedono su Instagram. Ah, non si vede. Cioè, si vede, si vede. Si vede, si vede, si vede. Sono tutti nostri fan della community. No, in realtà non bisogna vederlo, bisogna ascoltarlo. Senti, perché ha un podcast. Senti che voce calda. Che non è un complimento. Hai un podcast. Io lo imito. Facci sentire l'imitazione. Vai con l'imitazione. Dobbiamo uscire in pagina assolutamente adesso, perché secondo me questa combo farà benissimo. È un po', Vito Corleone, però vabbè, dai. Napoletano. Dai, ci sta, guaio. Allora, poi c'era la domanda cardine, che era: quante donne siete riusciti a agganciare grazie a questa pagina? Sempre Franca. Che è con noi. Quindi era una sola, praticamente. Tante amiche. Quindi friendzone continua. Soprattutto Avellino. Io perché sono sposato, soprattutto io. E cravatta è sposato, quindi è finita tutta. No, io ho tanta amicizia, davvero. Sì? Crea amicizia, probabilmente è proprio una cosa così, che ispira... Amicizia. Ci scrivono su Messenger. Perché sempre così, dico... quando uno fa ridere, vuol dire che poi non si combina mai la mazza. Niente. Quindi aprirete una pagina triste, immagino, da domani. La prossima che capiremo sarà molto triste. Sì, esatto, molto, moltissimo. Prima c'è una domanda che ci siamo persi, è che la tua voce non ci convince a comprare il libro, perché eri triste quando lo dicevi. No. Sì, sono... nel senso che l'ho visto in anteprima, quindi vi dico, no, compratelo, guarda, sto scherzando, è bello, il libro è molto bello. Cioè... ho comprato, anche la Salani ha deciso di rovinarsi, ma compratelo. Franca dice da sé che non è così avvenente, ma dai Franca, non esagerare, dai, è vero. Franca? No. Dice che... È diversamente... come si dice? Diversamente avvenente. Busty girl, mi stai dicendo questo? Tavola da stiro, no, no. Intanto il capitano, vedi, uomini, vi amo, attenzione. Grazie. Solo dagli uomini. Vabbè, qui battute donne che non leggiamo. Vabbè, Hitler, gas, cose tristi. Dici, dacci il numero esatto dei grigi. Ah, io, John Spanish, ne ho tanti sulla coscienza, pochi di cui mi pento, pochissimi. Quindi sono contento di averli bannati tutti. Stay tuned. Non li ha bannati perché noi l'abbiamo. Sì, quelli che non l'ho bannato è perché Virginia mi ha fermato. Perché sennò... Sono il buono del gruppo. Qui qualcuno, Young, dice: siete una page fantastica. Grazie. Ciao, cavo. Allora, qual è stato l'autografo più strano che mi hanno chiesto? Se c'è stato, vi hanno mai chiesto autografi? Noi non siamo famosi. Sulle tette, cose strane. Noi non siamo famosi. Che tipo, che ne so, scrivi tipo un autografo, tipo fotografie segnanti da qualche parte? Assolutamente no. Zero. No. Selfie? No, però ci ha fatto piacere che qua a Perugia abbiamo un po' fatto gli scemi con i nostri adesivi, dandoli via in giro. E abbiamo notato che c'è tantissima gente che conosce bene la pagina. Beh, ma penso chiunque, cioè, chiunque, tranne quelli sotto i 25, noi, 23. Noi, stando sempre dietro le quinte, non ci rendiamo mai conto fino in fondo quanto si è seguiti, no? Cioè sì, ci sono i numeri, tutto quanto, però non puoi sapere quanto sei apprezzato veramente se poi lo vedi con la gente che ti dice bravi, continuate così, siete forti, no? Entriamo nelle domande, vi aspettiamo al bar, secondo round. Bar Danti. Bar Danti. Il Becky. Allora, dice poi Franca, dice che manda gli screenshot della chat per cui rettificare la tavola. Sì, dopo leggiamo, dai, dopo ti leggiamo. Franca, stai brava. Allora entriamo nell'intimo. Attenzione. Comunque, se volete chiacchierare con Franca, potete anche prendervi una camera per i fatti vostri. Invece di occupare l'FM, così. È la nostra mod. Ci vuole sempre una donna che calma la situazione. Sì. Diciamoci la verità. Entriamo nell'intimo. No, non vi preoccupate. Cosa mi aspettavo? Grazie, facilissima. Grazie. No, la domanda è: che lavori poi fate voi singolarmente? Perché immagino che questa sia una cosa parallela. No. O che magari questo vi ha preso il mio lavoro, poi di hobby faccio l'operaio. Okay.
Sì, anche questo è il mio lavoro e di hobby sono dipendente. Quindi ah, non possiamo, dobbiamo rimanere anonimato. Idem per me, questo è il mio lavoro e poi nei ritagli di tempo che mi lascia faccio altri tipi di lavori. Però è un lavoro non stipendiato. Cioè, non pagato. Non pagato, cioè ragazzi. Quello dell'operaio? Mettete pure i like, anche se ci odiate, mettete i like perché non siamo pagati. Quindi mettete più like possibile. Non ci porta niente, ci pagate in like, in condivisione. Qui dicono: ma alla fine in Amori ce l'avete rimorchiata con tutte le volte che l'avete ringraziata e menzionata? Questo chi è il maestro Pavone? No, no. Pensavo che è 05R08. No, 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 assolutamente non ci ha manco risposto. Forse sì, una volta ci ha risposto in pagina. Sì, ci ha risposto male. Ha sbroccato. Ha sbroccato. Sì, ha detto che ci meritavamo di finire nel bidone dell'umido. E io gli ho risposto: no, tu devi finire nella plastica. Ci sta, no, ci sta. Mettiamo un applauso, non ce l'ho, non ce l'ho, non c'è effetto. Però sono arrivati dei cuoricini all'improvviso qui su Instagram. Dovete iniziare a monetizzare con un sito web. È arrivato il genio del marketing, attenzione. Sì, perché abbiamo molto tempo per star lì. Già così, tra un po'... Ho una compagna che mi sta uccidendo, tra un po' c'ho le valigie fuori di casa. Bene, quindi diciamo che i progetti digitali uccidono l'amore. Sì, i progetti sono che tra un po' mi lascerò, quindi va bene così. Idem. Ah, ottimo, quindi, cioè, quindi voi vi svegliate, entrate nella chat di gruppo di lavoro. Io mi sveglio e la prima cosa che faccio è guardo cosa c'è, uomini e donne. Cosa c'è in gruppo. Ah. Cosa può andare in pagina, perché ormai il format è talmente cambiato che bisogna stare dietro la notizia. Sì, voi fate news jacking sostanzialmente. Ma non era così, non era partito così. La pagina un anno fa, un anno e mezzo fa, viveva di programmazioni settimanali. Quindi tu mettivi la programmazione settimanale, chi faceva l'amministratore aveva il suo compito, ma comunque molto più relax. Certo. E non doveva stare dietro all'ansia, come Certo. Noi. E alla fine, quando poi quando arrivano tante combo su una notizia, tu devi poi saper scegliere la migliore. Sì. Non sempre è facile scegliere la migliore, la più funzionale ai like, alle condivisioni. Sì, qui diventiamo a un certo punto subito seri e spieghiamo che... Diventiamo selezionatori, quando si diventa selezionatori e si sbaglia la selezione, poi è un dispiacere, perché comunque c'è... Anche perché... C'hai un rigore a porta vuota e lo sbagli... C'è qualcuno che magari critica e pensa che chi amministra la pagina non faccia nulla. Se non prendere delle combo dal gruppo e piazzarle in pagina. Non è così. Ma non è così, sarebbe troppo. È un lavorone, un lavorone. Di copy. C'è uno sbattimento. Sì, lo voglio spiegare il lavorone, perché poi per quelli che dicono ma dietro non c'è nulla, loro non fanno niente, se non ci fosse la community non vivrebbero. La community sì, è determinante, ma ci arrivano tante idee che poi noi dobbiamo risviluppare scrivendo la didascalia giusta. Certo. Perché tante volte arriva l'idea buona, ma arrivano dei luoghi strani, delle date inventate, allora tu devi andare a fare una ricerca Certo. su Wikipedia, perché poi c'è pure, chi poi ti segnala e ti dice hai sbagliato, hai fatto la figura del somaro, così allora no, Certo. allora devi sempre controllare, poi ci mandano foto sgranatissime, tu devi andare a ricercarle tutte, cioè non è proprio... Certo. E tu nel frattempo hai una vita tua. Avevi, che tu ti sei appena lasciato. Sì, voi due avete già perso il vostro rapporto amoroso, avete appena non spiegato. Ancora, sì, ma siamo sulla buona strada. No, ma infatti spieghiamo adesso un po' a livello un po' più tecnico, che il vostro lavoro è soprattutto va a livello organico, nel senso che voi non è che sponsorizzate o fate altro, quindi vive di vita sua. Mai fatto una sponsorizzazione, una DV in pagina, mai, assolutamente. E quindi semplicemente la cosa che spiegava lui, adesso entrando un po' nel tecnico, è che sostanzialmente anche l'algoritmo di Facebook probabilmente è cambiato, quindi fare un calendario settimanale non ha più senso. No. Adesso no, da gennaio noi abbiamo aggirato l'algoritmo e abbiamo cambiato totalmente il format. Prima, come diceva Giovanni, era... Sì, adesso fate news jacking totale. Una instant. Solo cosa succede facendo questo tipo di... cambiando il format, che è vincente da una parte, però fa storcere il naso ai puristi, no? A quelli che sono affezionati alla vecchia fotografia segnanti, dove... c'era probabilmente più qualità, però a discapito dei numeri, cioè nel senso che se noi avessimo continuato con quel tipo di forma, quel tipo di contestualizzazione,
non avremmo più fatto i numeri che facciamo ora e probabilmente saremmo, non dico spariti, ma rimasti veramente una paginetta di nicchia senza più alcuna tipo di pretesa. Non saremmo qui oggi. Non saremmo qui oggi. Questa radio, ovviamente. Questo... Quindi, volevo dirlo. Scusateci se manca un po' di qualità a volte, ma lo facciamo per essere più immediati. Una volta facevamo delle didascalie chilometriche, ma venivano richieste proprio, cioè nel senso più eri descrittivo e più, venivi apprezzato. Adesso a volte facciamo delle combo con tre parole, certo. Didascalie di tre parole, a volte neanche una. È vero, quella, quella con Fassino, Polonia 1943, lui al mare, la famosa foto al mare. Sarà critico, anche lì. Lì, vuoi capire quello che vuoi capire, capisci tu. Io ti ho detto tutto, non ti ho detto niente. Sì, anche storico. Tra l'altro, quindi è stato parecchio brainstorming per fare quella. Oh, ma diamo un po' di numeri, se possibile, nei limiti. Nel senso, raccontiamo un po' i numeroni che sto esagerando. Gracchia tutto qua. Sì, ma anche adesso? Sì. Attenzione, fammi sentire. Ma adesso va bene, a posto. Ah, ok, no, c'era, c'è una tragedia in atto? Ci stanno trollando. Ci stanno. Va adesso? No. No, non sento la mazza? È successo un delirio? Attenzione, che vuol dire? Qui non vedo niente. Fammi sentire. Caos adesso va, su. Adesso va. Caos in su. Adesso va. Ah, non si sentono le cuffie. No. Ah, ok, no, però si sente comunque, okay, non vi preoccupate. Sì, sì, sì. Ok, ora si sente. Sì, ha fatto un po' di contatto. Ciao, goofy. Ciao. Loro. Sono i goofy. C'è qualcuno che sta gufando, attenzione. Non pochi. Non pochi, mi sa. No, dicevo, diamo un po' di numeri, quindi a livello organico quanto fate l'anno, non so, qualche numerone. L'organica non la guardiamo moltissimo, cioè, sinceramente non ci interessa poco. Guardiamo magari sul singolo post, però numeri in pagina Facebook siamo oltre 700.000 e qua su Instagram siamo 75.000, se ricordo bene. Aiutatemi, andate a vedere. Comunque sì, siamo... abbiamo fatto una crescita pazzesca. Quello sì. Oh, qui dicono, io adoro la vostra pagina, non ridevo tanto così dai tempi di Guzzanti. Questo è Gas, questo è Gas, no, che dice, sei tu che... Qualcuno si eccita perché John è professionale, cioè sarebbe Ciro Stre. Ciro da Ciro, sempre Ciro. Perché si eccita Ciro? È assurdo pensare che non ci sia un lavoro dietro alla vostra pagina, continuate così perché il livello resta alto. Grazie. Ho visto su Instagram siamo in tre. Ride, attenzione. Ciro. Prendi... Sempre lui. Ciro, ma c'è un humor oggi che è pazzesco. Ispiratissimo. Siamo a 74.4K. Ecco, vedi. Grazie, che la fan base. Quanto è importante, diciamo, per voi il feedback poi delle persone? Nel senso, quante persone vi scrivono quotidianamente? Devo rispondere io qua un'altra volta. Cioè, quali sono i numeri che secondo me saranno giganteschi? I numeri di persone che vi scrivono in privato sulla pagina? Sì, troppe. Io non ho una vita privata, anche in privato. Cioè, nel senso, mi piacerebbe usare Facebook per i cavoli miei, non riesco a usare Facebook per i cavoli miei. Perché vengo tempestato, avevo aperto una sezione spiegazioni. Ok, la faccio. Okay, lo dico a tutti perché l'ho richiusa la sezione spiegazioni. L'ho richiusa io l'ho richiusa. Perché rompete le scatole. Qualcuno intanto è morto. Perché non è possibile essere così opprimenti. Cosa scrivo di solito? Cioè, quanti sono gli haters in percentuale? C'è qualche haters, però non tantissimi. Ma a noi scrivono in privato perché magari viene bocciata una combo in gruppo, non che non andate in pagina, viene bocciata in gruppo. E allora mi scrivono, ma perché me l'hai bocciata? Ah, tipo bimbi, sì, sono depressi. Molto bimbi. Sono super depressi. Vivono per qualche like. Sì. Il problema è che chiunque proponga qualcosa pensa di aver... trovato la genialità. Il genio. Senza pensare che magari è già qualcosa di già proposto o magari già in pagina e quindi ci restano male. Scrivono soprattutto a lui. Sì, io li taglio. Sempre John Spanish che deve subire tutto quanto. Tanto li banna lui. E poi dice perché li banno. È normale che li banno. Non è colpa mia, ragazzi. Vi autobannate. Mettetelo in testa. Anche in pagina. Ma voi come vi siete incontrati? Cioè, eravate amici da tempo o è stata una cosa casuale? Attenzione, spieghiamo questa cosa, il prequel, che è figo. Il prequel. Sono il più vecchio. Ok. Sono il più vecchio. In termini assoluti o sì, del gruppo? Sì. No, in termini assoluti. Del gruppo. Sì. John è il più anziano. Sì.
Non il più saggio, però. Non il più saggio. Il saggio ce l'abbiamo qua. Il saggio è quello più giovane. Sì, io stranamente. Non lo so da solo. E come è funzionata la cosa? No, nulla. Io sono entrato perché avevo proposto delle foto seguendo comunque commenti memorabili che è di Fabrizio, sempre che è il creatore di FS. Ah, quindi lui è un tycoon delle pagine. Un tycoon delle pagine. Lui è il creatore. Ecco. Poi le idee le mettiamo noi. Ora quindi stai dicendo che lui è uno stronzo perché poi vi sfrutta. No, assolutamente. No. Alla fine esce fuori sempre questa cosa qua. Mi viene il dubbio che sia vero, cioè non so. Perché esce sempre fuori questa cosa qua? Non lo so. Non sei il primo che dice. Siamo in diretta ovunque. Viene il dubbio che forse sia vera. Ok. Che lui sfrutti, no, però che... Sì, diciamo che così. È stato un papà biologico un po' assente, quello lo possiamo dire. Ah, Fabrizio, ci stai ascoltando? No, perché? Ma no, ma lui veglia dall'alto, è come il Padre Eterno, veglia dall'alto. Possiamo dire senza che lui si offenda che fotografi disegnanti siamo noi tre. Attenzione, mica devo offendersi, non ho capito. Allora fate una cosa, mettete lui editor allora, e poi lo buttate fuori dalla parte. Ma lui lo sa bene che i figli sono di chi li crescono, no? Di chi li mette al mondo, no? Certo, quindi lui è qui sento della filosofia proprio di nuovo. Qui è un casino. Adesso va. Fermo. È l'Italia, è il classico dell'Italia. Comunque lui vabbè, comunque funziona, non vi preoccupate. Naturale, ma non biologico. Ritornando alla genetica. Noi lo portiamo a amici. No, amici. Uomini e donne. C'è posta per te, lo portiamo. Ah. Quindi lo portiamo, c'è posta per te, quindi vogliamo conoscere il papà. Fabri, vieni. Aspettiamo. E lui dirà chiudi la busta. Stasera ci sarà anche lui all'evento. Dirà chiudi la busta. Dovrebbe essere lui a chiamare noi. Se posso avere non so. Beh, qui stiamo entrando. Padre cerca chi? Vabbè. Ma ogni tanto vi vede. Cioè, nel senso, voi come siete dislocati geograficamente? Io sono ad Alessandria. Ecco. Io sono Valdostrano. Diciamo, sei di Aosta. Abito in Valle d'Aosta, ma sono originario della provincia di Viterbo. Abito da 20 anni in Valle d'Aosta. Lo dici con molta allegria. Sono Valdostrano, ho detto. Ah, sei Valdostrano. Valdostrano. Tu, Napoli. Tu rimani a Napoli. Nuboga si sente, fra poco. Invece il padre biologico? Sono di Carmagnola, sì, lui e gli altri soci di Comitivo Rabbi. Ok. No, perché ride in maniera... Malizioso. Mi sta per bannare, nella vita reale mi sta per bannare la vita reale. Sei sulla nostra pagina? Che vuol dire? Ovviamente. Ah, mi mettete, sarebbe il top. No, se sulla nostra pagina hai like. Ah, mi puoi bannare lì, sì, tranquillamente. Appena commenti finita. Tanto questo problema, è solo su Facebook, perché su Instagram c'è un'utenza fantastica. Che senso? Più diverso? Sì. Cioè? Ci sono meno haters? Non ce ne sono, cioè parecchia utenza. Perché su Facebook la gente è più incazzata, come mai? No, non lo so. Perché c'è più figa su Instagram, allora... Non lo so, Instagram è... Sì, se ti faccio vedere... Sì, non lo sapevo. Ti faccio vedere le percentuali, siamo a 76% di maschi e 23% di femmine. Io ho svegliato. Che stiamo facendo? Diamo un po' di demografia. Qual è l'età media del fruitore? 25-34. Quella classica di Facebook, insomma. 25-34, sì. L'età dei disoccupati. Non c'è un cazzo a fare, ma no. Sono lì su Facebook e commentano. E quelli non fanno una sega, invece voi avete il doppio lavoro e mandate avanti la baracca. Lavoro, visto? Questa è una cosa retribuito. Veramente. Mi inviti? Non retribuito. Giusto, non retribuito. Ma avete. Oh, stanno cercando lavoro, attivamente. C'è un suono, che c'è una nave, che c'è? Ah, è un telefono. Sembrava una nave. Allora, ma. Questa è la domanda fatidica che si fa a tutti. Progetti futuri. Oltre a bannare Nicola Palumbo sulla Oltre a bannare Nicola Palumbo sulla pagina. Ma vincere in macchia nera. Attenzione. Tra 4 ore. Allora si fa, si fa. Avete votato tutti. Voi che momento melodramma, attenzione. Su Facebook ci sono troppi juventini, questo è il problema, dicono. Ma noi li amiamo. La Juve e Juventus.
questa cosa qua che noi non amiamo gli juventini deve finire, cioè non è vero che noi siete, essendo voi popolo di tifosi maggiore in Italia, siete quelli più adocchiati, così poi si sa, sono permalosi e non ci si può fare niente. Stai dicendo che tu non sei della Juve, in sostanza? No, sei dell'Aosta, calcio? Io no, io tifo la Magica. Esiste solo la S Roma. Invece voi che ti fate? Qui tiriamo fuori i santini. Beh, l'Alessandria e la Fiorentina. La Fiorentina? Sì, come sei arrivato dall'Alessandria alla Fiorentina? No, origini toscane. No, ah, origini, ok. Io tifo Napoli. No, non è vero. Tifo Napoli. Napoli. Chi è? Napoli. Tifi Napoli. Sì, sempre forza. Quindi Napoli. Non siamo intertristi per chi lo dice sempre. Infatti, non siamo intertristi. Né milanisti, né interisti. No, quando perculiamo, si può dire, no? Sì, sì. Quando perculiamo la Juve ci danno degli interisti. Quando magari andiamo, facciamo qualcosa su altre squadre. Cirozzizzo Fiorentina, l'Inter. Vedi che vabbè, anche lui tifoso della Fiorentina. Jacques, non vai all'evento parallelo e contemporaneamente di cui parlammo. Ciro, la smetti di fare domande? Lo vogliamo bannare adesso in diretta? Sì, dopo. Rilassati, per favore. Sì, forza Foggia, ma rilassati. È di Foggia, Ciro? Sì, è di Foggia. Ciro è di Foggia. Io ho studiato a Foggia. Il nostro avvocato. Ah, quello che difende. Il nostro Goodman. Non pagato, anche lui. Pro bono. Origini ebraiche? È pro bono. Non lo so. Non parlo, non rilascio dichiarazioni. Non rilascio. Sexy Rimmi mette un thumbs up. Sexy Rimmi. Fiorentina cuoricino, sempre Ciro. Madonna. Stalker vero. È un Bomber Real top raga. Ah, sì, è Matteo, mio amico. Matteo. Ciao Matteo. Va bene. Ci vediamo tra due giorni. Solo a me. Tutti maschi, attenzione, vorrei far notare tutti maschi. Ciao raga, ciao Giovanni. Bene, volete fare un saluto finale? Perché adesso vi ho rubato tipo mezz'ora di vita, non volevo. No, guarda, tanto dovevamo andare a vedere la Lucarelli, ma solo per vedergli le tette. Quindi... volevo fare. La Lucarelli è mai stata oggetto di... Sì, da lui. Attenzione. L'odia. Sì, ho qualche problema. No, però sei già che cravato, non lo vedi. Cazzo. Vabbè. Adesso so chi sei. Io la taggo poi. Ciao Selvaggia. Non le voglio bene, la pagina la segue. È tanto buona quanto bassa, però possiamo dirlo. Forse che non l'ho vista. Sì, l'ho intervistata una volta. Selvaggia, se stasera sei a Red Carpet da qualche parte viene a salutarmi. Ciao. Mantengo altro il trend. E quale stalker? Oh, Ciro, sempre Ciro. Alla fine c'è solo lui allora online. Vabbè, Ciro, stai facendo andare via la gente, basta. Sì, infatti, cioè, erano 200, Ciro. Sono partiti da 1000. Va bene, è stato veramente un sogno avervi qua. Volete lanciare un appello? Avete bisogno di qualcosa? Sono loro. Io. Cosa? Appelli per cosa? Non lo so. Appello. Ma no, nessun appello, anche perché ormai le votazioni sono chiuse, quindi... Ma un appello sulla vita, su... Non lo so. Allora, ragazzi... Il fine vita, entriamo nel... Per favore, non stressatemi più. Non mi scrivete più in privato, per il resto... Perché se non mi scrivete più in privato, io sono più sereno e non vi banno più. Quindi va bene così. Quante persone banni al giorno? Ma non è vero. No, al giorno no, giorno mensilmente... Mensilmente qualche migliaia. 100. Fate i bravi, quindi. 50. Fate i bravi e continuate a seguirci, no? Sì, certo. Cioè, non ci abbandonate. Mi piace che il napoletano è quello più morigerato. Sì, io sono... Ma che meridionale sei? Io diplomatico. Ma aspettavo grida. Dove... La voce è la mia coscienza. C'è lo stereotipo. Io sono campano. La mia coscienza. Oh, Virgil, parlaci tu perché io sennò... Ah, sbrocchi più tu che lui. Io anche lui. È perché i meridionali c'hanno questa cosa della Democrazia Cristiana. Non a caso in Irpinia, a Napoli, sono tutti democristiani. Quando mi rispondono loro... Lui ha fatto la faccia stranissima sulla Democrazia Cristiana. Lasciamo perdere. Vabbè, ha segnato però la regione. Sì, con i pacchi di pasta. non abbiamo il discorso della politica. Perché, lì... perché non parliamo della politica? No, abbiamo ancora 10 minuti. Anche lì è un massacro. I grillini? Parliamo dei grillini. No, non è questione di parlare dei grillini, è questione che... non parliamo di nessuno, parliamo di tutti e di nessuno, cioè parliamo in generale. Tocchiamo tutti anche lì. Ok, no, va bene. No, è vero, è vero. Una cosa che ci riconoscono è che ragazzi, le battute sul Duce, testa in giù, sui salami, cioè basta, non vi offendete, cioè ci sono,
si sono sempre fatte. Sono d'accordissimo. Le facciamo anche su le zecche. Cioè, no, perché è vero, quando mettiamo... Anche sulla banda degli onesti, cioè su tutti. Cioè su tutti. Quindi non, tutti. Non vi indignate. No, non basta. Non diventate cinquantenni. Noi siamo bipartisan. Stanno esagerando. Siamo politici, sì, sì. Questo era un bel appello che volevo. È arrivato poi l'appello. Moderazione. Sì, no, sì, decisamente. Vabbè, io ho detto, se no mi banno. Moderazione, sono fuori dai coglioni. Vai, alzatela. Sì. Marco, speriamo. Sì, la bottiglia stasera. Vabbè. Alziamo, sì. Anche ieri sera alza la bottiglia. Francesco ha detto che scriverà ovunque. Chi è? Però non basta, eh. Siete la mia vita, Edoardo Massa. Ciao, Edoardo, grazie. Va bene, allora ci diamo con questo appello alla moderazione, sempre. Sì, 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 siamo lì, sì, sì. Rimaniamo moderati. Abbiamo la nostra idea, però in pagina noi tocchiamo tutti. Ottimo, va bene. Se si moderano loro... Ci sarebbe meglio. Ok, perché quindi sennò poi... è un invito ad alzare lo sconto. Banniamo. 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 Quindi il messaggio è bannare. Sì. Sempre, sempre la mano di grigio, tu nel dubbio, grigia. Nel dubbio, grigia. Potresti rimanere a bannate segnanti. No, ma che sei poi... no. Siamo bravi, no? Voi, io no. Io non voglio essere bravo. Juve, Movimento 5 Stelle, nonostante tutto, sanno stare al gioco. Sì. E qui c'è un silenzio incredibile. Che ha detto? Potremmo discutere. Discutiamo, abbiamo ancora 10 minuti. Movimento 5 Stelle sanno stare al gioco. No, nonostante ha messo le faccine, quindi... Ha messo le... Ah, era una battuta. Un po' per Maluzzi. Ok, chiudiamo. Io non chiuderei mai, nel senso, continuare a parlare per 20 anni, però vi devo liberare, vi devo liberare. Ciao, oh, intanto ci saluta. Ciao. Sì, qui è figo, funziona. C'è un sacco di figa, volevi dire. Perugia, veramente tanta figa. Veramente. Sì. Bene, sì, di solito fa. Queste cose in radio non le diciamo, però... Mi hai fatto fare il serio fino ad adesso, adesso non posso dire che c'è un po' di figa. E il tuo matrimonio è appena finito, mi dispiace. No, tanto non sono sposato. Allora... Sta dando una vita. No. Comunque sono proprio nuovo. Questo. Sei nuovissimo, guarda. Un nuovo. Non credi che mi piaccia. Siamo belli, Sì. Siamo belli, no? Vabbè, dai. Chi se ne frega. Lanciamo un sondaggio su Facebook. Poi. Va bene, questo lo faremo dire al pubblico. Il 23% femminile, ripetiamo. Dai, dove andiamo? Questo dice che le donne non sono ironiche. No, qualcuno... Non è vero, sì, non è vero. Per esempio, Franca, quella che è la nostra moderatrice... Quella piatta. Ma non è piatta. Ha solo due, no, ha solo due interruttori. Però. Ricordo, solo la terra è piatta nella vita. Cioè, solo la terra. Formosa. Sul terrapiattismo ci sono state delle... Sono convinto, quindi... Benissimo. No, ecco, Franca è molto brava. Poi abbiamo avuto altre ragazze brave nel tempo. Ma non poi, belle. Ma purtroppo peccano un po' di costanza. Cioè, nel senso, non hanno... Stanno lì qualche mese, poi dopo... mollano, cioè, finiscono le idee come tutte le cose. Anche noi abbiamo finito le idee, cioè, che, anche perché non abbiamo tempo per creare nostre combo. Sì, io non ho più tempo per creare combo. È raro che ci vengano idee. Cioè, quando diventi amministratore finisce automaticamente. Anche perché vai, passi dall'altra. Sei arrivato. Tante cose brutte che non ce la fai più creare. Sì, crei solo delle cose. Poi io ti viene da contestualizzare ogni foto che vedi ormai. Vedi Brad Pitt? No, quello non è lui. Questo è l'autente. No. Ci stanno intanto due vecchini. Uno, questo è l'emblema della famiglia moderna. Sì. Lei che non caga il marito sta facendo le fotine tristi. Sì, lui sul telefono che ci prova su Tinder con... Abbiamo chiuso l'argomento. Abbiamo finito già parlare di altri. Basta, stiamo parlando di altro, è finita. Allora... La buongiorno che urla a squarciagola, prescritta, riferita alla soluzione raggi, forse potrebbe essere una buona... Sì, l'abbiamo visto. Fiti la raggi che è stata assolta. Sì, è stata assolta. No, veramente. Mandateci delle belle combo, non quelle che ho visto. Ce l'ha fatta la fotina, attenzione, mandate... siamo famosi. Salutiamo. Chiudiamo così, guarda, chiudiamo così salutando, guarda. Allora. Chiudo. Grazie, è tutto da Radio Design. Continuate a salutare, è tutto da Radio Design. Sono quello di 100 vetrine. Ciao. No, quello di Grey's Anatomy. Ah, sì, sono quelle che sono raga, le storie Instagram nel direct, sì, quelle nostre, non le vostre perché non posso passarle, ma non le combo, vi prego, non mi inondate di combo, tanto non ve le metto in pagina. Ok, sì, chiudiamo così. Questa è una cosa
Chiudiamo con un silenzio. Migliore per chiudere. Chiudiamo con un silenzio assordante. Ma che gli vogliamo bene, no? Gli vogliamo bene. Noi, allora. Ah sì, io li adoro, proprio vi amo. Soprattutto quando li banni. Sì, vi banniamo proprio. Amo. Allora proporrei questo, chiudere tutto in un silenzio assordante. Silenzio segnato. Grigiaci. Ciao. Ciao.